ragazzi, bentornati sul canale del coach Umberto Miletto. Oggi domanda dedicata al mondo del calisthenics, in cui mi avete chiesto se Andrea La Rosa riuscirebbe ancora a vincere l'International Barningay Cup, che anche quest'anno finalmente torna. Siamo tornati con il campionato italiano a Rimini Wellness e torna anche ufficialmente l'International Barningay Cup a Bardolino sul lago di Garda, quindi un contesto meraviglioso, il 10-11 di settembre. Arriveranno atleti da tutto il mondo, ci saranno gli atleti italiani più forti, quindi sarà nuovamente la gara più dura al mondo di calisthenics, e noi siamo felicissimi di tornare a riproporla, perché da sempre questa gara ha visto veramente super atleti andarla a vincere, scontrarsi, vincerla e rendere appunto l'International una delle gare più affascinanti nel panorama calistenico di tutto il mondo. E anche gli atleti stranieri hanno visto quanto è duro andare a vincere questa competizione. La domanda che mi ha fatto un ragazzo e mi ha chiesto se Andrea La Rosa attualmente riuscirebbe ancora a competere con questi super atleti. Allora, adesso come adesso non riuscirebbe, ma va da sé. Andrea La Rosa è uscito dal mondo delle gare, ha intrapreso la sua carriera lavorativa. Andrea è stato un fenomeno, è un fenomeno fisico da un punto di vista proprio di allenamento muscolare, di esercizio, di forza, portatissimo per la disciplina del calisthenics, e ha fatto la storia del calisthenics. Io mi ricordo quando lo vidi per la prima volta in un corso base che si teneva a Roma e c'era Andrea La Rosa tra i partecipanti, me lo ricordo, come se fosse ieri, e si intuiva già il talento di questo ragazzo, e infatti da lì a pochi mesi avrebbe vinto, stravinto tutte le competizioni a cui andava a partecipare, perché era dotato. Nel mondo dello sport, cari amici, sono persone dotate, e Andrea La Rosa fa parte di quelle persone dotate che possiamo chiamare campioni, probabilmente in qualsiasi disciplina adatta al suo fisico sarebbe riuscito a primeggiare, perché è portato per fare sport. Perché non riuscirebbe più a vincere? Ma è semplice, perché comunque in questi ultimi anni che è stato lontano dalle gare, ovviamente il suo focus non è stato il calisthenics, non è stato riuscire a migliorare le skills, a portarsi avanti, non ha passato ogni giorno ore a migliorare nel calisthenics, si è allenato per fare altro, fa altro, no? Quindi non e nell'International Barningay Cup si andrebbe a scontrare con ragazzi che negli ultimi anni tutti i giorni si sono allenati con il calisthenics, dalle 2 alle 3, 4, 5, 6 ore praticando, allenandosi nel calisthenics, diventando degli specialisti di questo sport. Quindi va da sé che probabilmente, io dico probabilmente, se Andrea dedicasse un tot di mesi a tornare per riprepararsi alle gare, probabilmente potrebbe dire la sua ancora, perché comunque i talenti hanno questo grande vantaggio: tornano ad allenarsi, si rimettono in riga, si rimettono sotto, e molto probabilmente potrebbe tornare a un ottimo livello. Ma se partecipasse adesso, sicuramente non ce la farebbe. Gli atleti attuali hanno un livello elevatissimo di skills, cui Andrea, anch'io adesso ho guardato qualche suo video, bravissimo, veramente sempre un fenomeno, ma non può ambire al livello che hanno raggiunto questi ragazzi con ore, quintalate di ore di allenamento. Però tutti noi che siamo amanti di questa disciplina ci piacerebbe rivedere Andrea La Rosa competere, o comunque rivederlo nell'ambiente del calisthenics. Quindi questo può essere anche un invito per Andrea, è sempre il benvenuto, e vi ricordo che il popolo del calisthenics si troverà il 10-11 di settembre sul lago di Garda, a Bardolino precisamente, per l'International Barningay Cup, che vedrà tutti i più forti al mondo che si sono qualificati, che hanno superato le selezioni, chi ha vinto gare estere, per sfidarsi in questa durissima competizione del calisthenics. Come sempre, grazie per avermi seguito anche oggi. Se avete commenti, opinioni vostre, lasciatele pure qua sotto nei commenti, sarà un piacere andarle a leggere. Dai, un saluto e ci si vede a Bardolino. Ciao ciao!
Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!